Con una rosa composta da Alessandro Farroni tra i pali, Marco Bonizzegni, Luigi Boucher, Claudio Caffiero, Adriano Esposito, Nicola Sabedoi Ibojo, Niccolò Pupeschi e Ferdinando Sieno in difesa, con Leonardo Brenci, Lorenzo Ranelli, Alessandro Steri a centrocampo e Michele Boldrini, Andrea De Iulis, Ettore Padovani e Umar Sow con Nicolò Valenti in attacco, si prepara l'Aquila Calcio per la sua stagione 2017-2018 che partirà domenica prossima. A Tonino Ranucci, l'amministratore, e Fabio Aureli, il direttore generale, è andata la fiducia dei nuovi vertici societari dell'Aquila Calcio in occasione della presentazione della squadra. Abbiamo ascoltato sia Ranucci sia Aureli, abbiamo ascoltato anche i tifosi. Noi vogliamo capire noi e verificare noi sul campo, come si dice, quello che riusciamo a fare insieme. Noi per adesso abbiamo piena fiducia sia Ranucci che Fabio Aureli. Un clima meno polemico, in cui ci si basi sui fatti e non sulle illazioni, spesso fomentate dalla stampa per costruire la notizia a tutti i costi, è lo spirito auspicato nel corso della presentazione dalla nuova società. Grande fiducia è riposta nei soci uscenti per il sanamento delle pendenze. I vecchi soci si sono presi l'impegno di poter concludere nei primi 15-20 giorni di settembre, dopodiché... Insomma, l'Aquila Calcio si affaccia al nuovo campionato di Serie D, che partirà appunto domenica prossima, con la fiducia nella nuova stagione. Sarebbe opportuno riportare gente in curva, dice il mister riconfermato Pierfrancesco Battistini. Affiancato da Donato La Raspata, allenatore in secondo, Massimo Vernacotola, preparatore dei portieri, e Maurizio Ianni come direttore tecnico. Anche questo campionato ricomincia per l'Aquila Calcio, che nella scorsa stagione ha vissuto diversi momenti di grande crisi. Ancora salva grazie all'impegno di alcuni imprenditori che investiranno risorse troppo spesso proprie e sottratte alle attività lavorative. La tifoseria è importante, ma lo è ancor più sistemare i conti e pagare i fornitori, per consentire poi alla squadra di disputare un campionato sereno in cui si pensi solo allo sport e non alle facili chiacchiere da bar, fatte essenzialmente da chi parla facile senza metter mano al portafogli.